Lega d'alluminio. In realtà in questa parte del corso noi andremo solo ad accennare alcuni concetti relativi alle leghe d'alluminio. Lo facciamo per qualche modo anche per farvi vedere che non esistono solamente le leghe a base ferro, ma che in ambito strutturale possono essere utilizzate tante altre leghe. Le leghe d'alluminio sono interessanti perché sono piuttosto diverse rispetto alle leghe a base ferro e quindi per questo motivo andremo un po' ad affrontarle. L'alluminio puro, un po' come il ferro puro d'altronde, ha proprietà meccaniche molto basse. Nel caso dell'alluminio puro sono particolarmente basse. Un RM di massimo 90 MPa. Vi ricordo sempre che questo intervallo 55-90 è un po' legato alla sua purezza, ma piuttosto legato alla dimensione della grana cristallina. L'alluminio puro tende ad avere una grana cristallina piuttosto grossolana. R con E, lo serramento, bassissimo. Durezza brindle bassissima, modulo di Young 60-70 GPa, quindi stiamo parlando di valori estremamente bassi. Per quanto riguarda la designazione, i principi sono completamente diversi rispetto a quelli che abbiamo osservato negli acciai. In questo caso si va per serie di leghe, la serie 1000, la serie 2000, la serie 3000, la serie 4000, la serie 1000 leghe di purezza industriale, la serie 2000 leghe contenenti rame come elemento principale, la serie 3000 leghe contenenti manganese come elemento principale e così via. Il che vuol dire che cosa? Un po' come per la ISER 104, la ISER 112, in questo caso avremo per esempio la lega d'alluminio 2024 o la 7075 o la 2091, sono leghe, sono cartelle cui corrisponde una composizione chimica che va con intervalli, con forchette abbastanza ristrette, qui corrisponde dei valori minimi di resistenza meccanica, eccetera. Quindi in realtà l'approccio è un po' quello delle serie AISI che abbiamo visto negli acciai inossidabili, ovvero delle cartelle cui corrispondono delle leghe commerciali disponibili. Interessanti in ambito aeronautico sono sicuramente le leghe di serie 2000, ma anche quelle di serie 7000, che sono forse quelle più interessanti. Dal punto di vista dei prodotti commerciali, i prodotti commerciali sono pesantemente influenzati dalla tipologia di diagramma alluminio qualcos'altro, qua per esempio c'è il rame, ma anche per gli altri elementi di casa sono molto simili. Vi dico questo perché in realtà questo diagramma poi ci caratterizzerà i principali trattamenti termici che determinano nelle leghe d'alluminio la loro principale caratteristica, cioè quella di avere proprietà meccaniche niente male a fronte di una proprietà meccanica dell'alluminio puro che fa pessimo, insomma, con una leggerezza molto alta. Il peso specifico dell'alluminio è molto più basso rispetto a quello per esempio del ferro e quindi vi dà tranquillamente la possibilità di utilizzarlo per impieghi nei quali è necessaria una notevole leggerezza, aerospaziale per esempio. Vi dicevo, la caratteristica principale dei diagrammi a base alluminio, perlomeno nel lato dell'alluminio, è quella che vedete qua in figura, in basso a destra. Una zona, l'alluminio intanto è cubico facce centrate per qualsiasi temperatura, fonde a 670 gradi e arriva fino a temperatura ambiente, cubico facce centrate, non è come il ferro che ha più trasformazioni allotrofiche, quindi non potete temperarlo, perché non c'è una trasformazione da poter gestire in maniera diffusiva o non diffusiva. L'alluminio, nelle sue leghe che forma con silicio, rame, eccetera, dal lato dell'alluminio presenta sempre un otettico, che vedete qua in figura, per esempio nel caso della lega alluminio-rame, intorno al 32-33%. Alta solubilità, più alta solubilità in corrispondenza della temperatura otettica, solubilità praticamente nulla in corrispondenza, intendo solubilità sempre dell'elemento di lega nell'alluminio, solubilità praticamente nulla a temperatura ambiente. Questa è una caratteristica delle leghe a base alluminio e proprio questa caratteristica verrà sfruttata per dare alle leghe a base alluminio delle proprietà meccaniche decisamente interessanti per impieghi appunto particolari quali sono quelli aerospaziali. Nel caso di una lega alluminio-rame, che sono piuttosto utilizzate sicuramente in campo aerospaziale, vediamo che la parte del diagramma che ci interessa, vi dico questo perché poi in realtà oltre il 50% il diagramma si complica moltissimo, ma non sono leghe che ci interessano. Dal lato dell'alluminio vediamo una soluzione solida alfa, cubica facce centrate, il campo alfa più liquido, che vediamo qua sopra, il campo liquido più questa fase teta, la fase teta è un composto intermetallico, L2CU, e il campo di compresenza di alfa, soluzione solida di rame in alluminio, e teta, il composto intermetallico L2CU, che è appunto questa zona molto ampia per quanto riguarda appunto le percentuali di alluminio e di rame nelle quali questa compresenza è valida.
dal punto di vista dei trattamenti termici dell'alluminio, in realtà ritroviamo dei termini che abbiamo già adottato per gli acciai. Quindi, per esempio, riparliamo di omogenizzazione. Qual è il problema dell'omogenizzazione? Ritorniamo a questo diagramma. Laddove ho una lega, per esempio, che solidifica qui, oppure che solidifica di sotto della massa solubilità dell'alluminio, del rame all'interno del cubico faccio entrate dell'alfa, ma anche fra questa solubilità, massima solubilità dell'alluminio, del rame all'interno dell'alluminio alfa e dell'otettico, vediamo che la precipitazione di queste particelle intermetalliche durante la solidificazione tende a essere grossolana, perché tipicamente una solidificazione avviene abbastanza lentamente. L'omogenizzazione consente di sciogliere tutto ciò che è eventualmente precipitato durante la solidificazione. Vedremo che questo qui sarà un passaggio fondamentale per il trattamento che ci dà la massima resistenza meccanica di queste leghe. Si tratta di riscaldamenti effettuati a temperature abbastanza alte. Guardate bene, 450-610 gradi rispetto agli acciai, non sono temperature particolarmente alte, le dovete sempre raffrontare con la temperatura di fusione, che è 670, quindi sono temperature molto molto alte. Trattamenti di addolcimento, seguono ad addolcire un rituale acciaio indurito, vedremo fra poco a cosa serve. In realtà il trattamento più importante è certamente quello di tempra di soluzione o tempra strutturale più invecchiamento, che in realtà è un addolcimento. Qual è il problema? Il problema è che praticamente la parola tempra non dovrebbe essere utilizzata in questi acciai, in queste leghe d'alluminio, scusate. Perché? L'abbiamo detto un attimo fa, si tratta di una lega che è cubica facce entrate da temperatura ambiente fino a fusione. Non c'è qualche trasformazione allotropica che posso sfruttare per avere una martensite. Ricordiamoci perché abbiamo una martensite. Quindi la martensite noi possiamo ottenerla grazie al fatto che nell'acciaio raffreddato lentamente avremo una trasformazione che avviene mediante nucleazione e crescita. Se noi aumentiamo la velocità di raffreddamento e impediamo nucleazione e crescita, abbiamo una martensite. Ma tutto questo non c'è. Allora, perché si userà la parola tempra per questo trattamento che vi andrò adesso a raccontare? Semplicemente perché si raffredda rapidamente. Quindi in realtà si prende del raffreddamento quello che lo caratterizza nel caso di una tempra di acciaio, cioè raffreddamento molto rapido, e rimane la parola tempra. Ma in realtà è sbagliata questa parola tempra, ma si usa così anche in altre lingue, in inglese quenching, anche per leghe d'alluminio. La sequenza termica è quella che vediamo qui in figura. Vediamo un po'. Aspettate. Allora, da cosa partiamo? Salute. Partiamo da una lega alluminio-rame, per esempio. Una lega alluminio-rame che deve avere una caratteristica ben precisa. Ipotizziamo di trovarci una lega binaria. In realtà le leghe vere hanno 7, 8, 10 elementi che sfruttano ognuno a suo modo lo stesso trattamento. Vediamo una lega binaria. Lega binaria, alluminio-rame, per esempio. La condizione fondamentale è che il vostro tenore di rame sia inferiore alla massima solubilità che ha il rame dentro il cubico faccio entrate alfa. Quindi al massimo questo tenore qui. Solidificando una lega di questo tipo, noi abbiamo che cosa? Che a valle della solidificazione, le particelle al termine della solidificazione, noi avremo questa situazione indicata qui. Una certa frazione volumetrica di alfa, la maggior parte, e una piccola frazione volumetrica di teta alle 2CU, che sarà solidificata in maniera grossolana. E la situazione la vediamo qua, le particelle rosse sono appunto la fase teta, L2CU, grossolana a bordo grano. Questa lega, che è ottenuta direttamente dal fuso, non ha grandi proprietà meccaniche, perché abbiamo a che fare con particelle piuttosto grosse e quindi sicuramente non riusciamo ad avere proprietà meccaniche buone. Tutto cambia laddove faccio questo trattamento di tempra di soluzione più invecchiamento. Riscaldo la lega in campo pienamente alfa. Vedete qua, permanendo, si solubilizza tutto. Dopodiché raffreddo rapidamente quella che si chiama tempra di soluzione o tempra strutturale. E cosa succede a questo punto? A questo punto la nostra lega d'alluminio, dopo la tempra strutturale, congela a temperatura ambiente ciò che era stabile ad alta temperatura. In pratica non facciamo altro che ottenere una lega dopo raffreddamento rapido, non facciamo altro che ottenere
una soluzione solida sovrasatura di rame in cubico facce centrate. In pratica congeliamo quello che è stabile ad alta temperatura, lo congeliamo a temperatura ambiente. Questa lega ancora non ha proprietà meccaniche ottimali, perché guardate qua, a questo punto noi riscaldiamo un'altra volta e consentiamo, andando a questa temperatura, il raggiungimento di una condizione di maggiore equilibrio, avendo come risultato queste particelle rosse che vediamo qua stavolta, ma non sono più localizzate a bordo grano, magari grossolane, ma sono belle, piccole, disperse, a volte hanno dimensioni veramente piccole, poche centinaia di atomi addirittura, e hanno una grandissima capacità di interazione con le dislocazioni. Quindi il processo di tempra di soluzione invecchiamento è un processo che ha doppio obiettivo, forse triplo in realtà. Il primo, durante la nostra solubilizzazione, quando vado ad alta temperatura, solubilizzare tutto ciò che era precipitato, in maniera grossolana durante la solidificazione. Nella tempra strutturale io congelo a bassa temperatura ciò che era ottenuto ad alta temperatura, quindi ottengo, se qui era una soluzione solida di rame, se ad alta temperatura era una soluzione solida di rame in alfa, raffreddando rapidamente non do il tempo agli elementi di precipitare e ottengo una soluzione solida sovrasatura. Riscaldando, e badate bene, guardate la temperatura, è ben al di sotto della linea di solubilità, non rivado sopra, se rivado sopra risolubilizzo un'altra volta, non c'ha senso, ma rimango abbastanza sotto e praticamente permetto la precipitazione di fase teta, perché riporto in equilibrio il mio sistema, ma stavolta morfologicamente completamente diverso rispetto alla teta iniziale, molto piccoli, molto ben diffusi, non localizzati a bordo grano. Si tratta di precipitati spesso coerenti che, se vi ricordate, avevano la capacità di rallentare fortemente le dislocazioni aumentando agroscopicamente R con S e R con M. Che va di detto a questo punto? Beh, va detto qualcosa di importante, cioè qual è la scelta della temperatura di solubilizzazione? Basta che sia sopra, al di sopra di questa temperatura limite, del limite di solubilità, quindi devo andare in campo coprente gamma, alfa. Qual è la temperatura di invecchiamento che scelgo? In realtà ne posso scegliere tante, addirittura posso distinguere fra invecchiamento naturale e invecchiamento artificiale. Che cos'è il primo e che cos'è il secondo? L'invecchiamento naturale semplicemente si prende la nostra lega sotto forma di semi lavorati, che so, lamine, lastre, piatti, eccetera, e lo lascio in magazzino per circa 3 mesi. In quei 3 mesi ho la precipitazione delle particelle in questo modo. Oppure, invecchiamento artificiale, invecchio a temperature un po' più alte per l'ambiente, 150, 170, 200 gradi, e ottengo la precipitazione di queste particelle. In realtà la precipitazione è un po' complessa, perché evolve nel tempo, è un meccanismo di precipitazione, migrazione e crescita, quindi in realtà avremo anche delle fasi che sono delle sorte di pre-precipitati, si chiamano fasi GP, Gerney Prestorm, sono fasi molto piccole. In ogni caso l'evoluzione della precipitazione avrà una sua cinetica caratteristica dell'elemento di lega che va a precipitare sotto forma di composto intermetallico. Ora, il problema di queste leghe d'alluminio, per sfruttare il mio processo di invecchiamento, devono avere sostanzialmente due condizioni molto precise, cioè, primo, dal punto di vista della composizione chimica, rispettare rigorosamente delle composizioni ottimali. Per questo motivo, se andate a vedere le tabelle relative alle leghe d'alluminio, queste sono ben diverse rispetto a quelle degli acciai. Gli acciai, ricordate, quanto cromo ci metto? Va 13-14%, va bene uguale. 21-22,5, avevamo delle forchette abbastanza estese. Nel caso delle leghe d'alluminio no, si tratta di intervalli molto più ristretti. Per quanto riguarda le temperature, se vi ricordate era sempre, che so, vabbè, sì, austenitizzo a 950 gradi più o meno 50 gradi, cioè di intervalli abbastanza estesi. Qua potreste trovare invecchio a 185 gradi, cioè temperature molto più precise, perché solo con quelle temperature precise e quegli intervalli di composizione molto precisi ottengo i risultati desiderati. Guardiamo qui che cosa succede se prende la mia lega e la invecchio a diverse temperature.
insieme, lo potete vedere sia di qua a sinistra che a destra, man mano che abbasso la temperatura, il massimo di durezza lo ottengo per tempi più lunghi. Nel caso, per esempio, del invecchiamento naturale, che è la temperatura più bassa che posso andare, sono circa 3 mesi tipicamente come durata. Notate una cosa, che per gli invecchiamenti artificiali, in corrispondenza dopo ogni massimo, in realtà ho un decadimento della resistenza a trazione, cioè se io eccedo nella permanenza ad alta temperatura, le particelle cominciano di nuovo a coalescere fra loro, si riagglomerano in qualche modo, riformano particelle più grosse. La resistenza si abbassa. Ottengo quello che si chiama sovrainvecchiato. Una lega sovrainvecchiata è una lega che è rimasta o a temperature troppo alte, troppo a lungo, o abbiamo sbagliato ovviamente trattamento e abbiamo subito un ringrossamento delle particelle intermetalliche. L'unica cosa da fare in quel caso è risolubilizzare tutto e ritrattare il pezzo da capo come se non fosse successo nulla. Qui sotto vediamo, in corrispondenza delle stesse temperature, qui in basso a destra, cosa succede all'allungamento percentuale. Chiaramente resistenze che crescono corrispondono a allungamenti percentuali che diminuiscono, ma che hanno sempre valori abbastanza buoni. Vedete qua il 10% per i massimi di resistenza a trazione sono ottenibili, quindi abbiamo ancora una buona, una discreta duttilità. Ma il rischio di sovrainvecchiare non è zero. Notate una cosa ancora importante: quando ho a che fare con una lega reale e non con una lega binaria, in realtà ottengo tanti precipitati. Da qui la necessità di avere a che fare con una scelta compositiva molto ristretta, la necessità di scegliere con particolare attenzione la temperatura di invecchiamento. Guardate qua per questa lega 80-90, alluminio lido 80-90, quante tipologie diverse di composti intermetallici posso avere con differenti morfologie, differenti caratteristiche proprio della zona di precipitazione. La scelta della composizione chimica e la scelta delle temperature di invecchiamento sono proprio finalizzate ad ottenere il massimo da queste leghe. Notate anche un'altra cosa, in queste micrografie, notate i marker. Mentre nelle micrografie abbiamo visto negli acciai spesso compariva micron sostanzialmente, qua nanometri, d'accordo? Si tratta di foto fatte a diversi, a qualche ordine di grandezza più in basso rispetto a quelle che si possono ottenere con un microscopio ottico, tant'è che per quanto riguarda le leghe di alluminio molto spesso la micrografia può essere ottenuta mediante neanche il SEM, il microscopio elettronico a scansione che abbiamo visto in quel video a suo tempo, ma attraverso un TEM, un microscopio elettronico a trasmissione, che ha una risoluzione molto più spinta e quindi consente ingrandimenti molto più elevati.